Questo qui, o questi qui, non sono dischetti di frolla qualunque, sono dischetti di frolla ideali per le monoporzioni e per le torte. Lo so, in questo caso non sono per le torte perché sono veramente molto piccole, ma sono quelle utilizzate nella maggiore per le basi delle nostre monoporzioni, veramente lisce, lineari, perfette. Ma come si fa a realizzarlo? Beh, in questo video vedremo come realizzare delle basi di frolla ideali per le monoporzioni, ma che comunque lo stesso procedimento vale anche per le torte, e vediamo come si realizzano delle basi di frolla precise e regolari per i tuoi dolci. Prima di iniziare vediamo un attimino chi sono. Io mi chiamo Luigi Franco, sono uno chef pasticcere, sono il creatore e il fondatore di diversi percorsi online di pasticceria e da tempo ormai aiuto gli appassionati di pasticceria oppure gli amatori o gli aspiranti pasticceri a migliorare le proprie preparazioni in modo tale che possano essere più competenti ad avere il mondo della pasticceria il più chiaro possibile. Ed ecco perché oggi sono qui a spiegare questo piccolo consiglio per creare dei piccoli fondi per le tue monoporzioni e per le tue torte, nel caso in cui le vuoi fare in una versione più grande, ideali e comunque precisi e professionali. Adesso vediamo un attimino come si realizza la frolla per poi vedere come realizzare questi fondi precisi e perfetti. Beh, allora io direi subito di iniziare a realizzare questi fondi con questa frolla veramente super semplice, fine, utilizzando il metodo sabbiato. Allora, quello che dobbiamo fare è andare ad inserire la farina all'interno del nostro cestello, poi inseriamo anche lo zucchero a velo e il burro. Anzi, prima di inserire il burro, no, inseriamo il burro adesso. Stavo pensando dove metto gli aromi, perché gli aromi vanno sempre con i grassi. Però se li mettevo adesso si potevano disperdere con le polveri e la farina e tutto il resto. Mentre cosa faccio? Io vado ad inserire Nelle uova. Siccome le uova saranno l'ultimo ingrediente, all'interno ho messo anche il sale. Siccome le uova saranno l'ultimo ingrediente che vanno ad incorporarsi con tutti gli altri ingredienti, decido di inserire gli aromi, ovvero la vaniglia e l'arancia grattugiata all'interno delle uova, così che poi si possono disperdere meglio e si possono fissare per bene. Di solito che cosa faccio? Li inserisco nel burro perché il burro riesce ad amalgamare, comunque a inglobare bene gli aromi. Solo che adesso, siccome sto facendo il metodo sabbiato, non mi sembra molto indicato e preferisco inserirli nelle uova. Quando poi realizzerai questa frolla ti renderai conto che farà la sua differenza. Adesso prendiamo il tagliere, poi eccolo qua. Nel frattempo la facciamo lavorare la macchina. Al minimo. La prima cosa da fare è prendere la nostra bacca di vaniglia. E adesso una cosa molto importante che ci tengo a precisare sempre è che la bacca di vaniglia deve essere presa col collo del coltello, però con la parte che non taglia, col collo, con la parte che non taglia, diciamola così, e va messo poi all'interno. Mi raccomando, non bisogna fare molta forza nel momento in cui si va a prendere i semini dalla bacca di vaniglia, perché altrimenti andremo a prendere anche i rametti, che sono non buonissimi da mangiare. Quello che dobbiamo prendere sono solamente i semini, i semi della bacca di vaniglia. Andiamo a grattare gli agrumi, ovvero il nostro piccolo arancia, piccola arancia. Ci prendiamo un piccolo cucchiaio, così, e andiamo a miscelare i nostri aromi con le uova. Adesso ti faccio vedere quando è come se fosse sabbia. Il burro è andata inglobarsi per bene con la farina, come vedi, anche se mi sono sporcato un po', non fa niente, è un po' anche il nostro lavoro pasticciarci nel fare i pasticceri. Oh my God! Wow! E adesso andiamo a completare questo lavoro. Ecco qui. Ci siamo. La nostra frolla è pronta ed è molto plastica, vedete? È plastica. Adesso leviamo via il tutto. Voilà.
Controllo. Ok, adesso stendiamo la nostra frolla. Stendiamo già. E adesso col mattarello andiamo a stendere la nostra. Adesso la frolla si scalderà un po' con l'aiuto del mattarello, ma tanto noi adesso la stendiamo per bene e poi andiamo in frigorifero. Io adesso sto utilizzando dei Silpat che chiaramente utilizzo in pasticceria nel mio laboratorio, ma puoi chiaramente anche utilizzare della carta da forno oppure dei Silpat più piccoli. Diciamo che l'idea è sempre quella di stendere la frolla il più fine possibile. Ok, ci siamo. Allora, anzi, facciamo così. La nostra frolla ha riposato per bene. Andiamo a stendere per così. Voilà. Adesso andiamo a creare dei dischetti. Dei piccoli rombi. È veramente molto plastica. Se giochiamo con le temperature, beh, la frolla sarà veramente bella da lavorare. Adesso questa qui va a finire che mi faccio dei problemi. Mi raccomando, lo spessore deve essere simile e uguale per tutti, in modo tale che possono avere tutti la stessa cottura in forno. Magari se no, se lo spessore, vedete com'è plastica, mi perdo anche nei dettagli perché nel frattempo che tocco la frolla sento che è fredda e vorrei dire tante cose. La frolla deve essere fredda, plastica, e lo spessore deve essere simile per tutti quanti, in modo tale che la cottura poi sia omogenea per tutti. Diciamo che di solito noi in pasticceria usiamo la sfogliatrice per poter portare a uno spessore molto più fine la frolla, perché a mano diciamo che diventa molto difficile e complicato farlo, a meno che non abbiamo delle linee guide con cui poter andare a stendere, con cui stendere la frolla, portarla allo spessore delle guide e avere lo spessore che più ci piace. Se facciamo a mano libera, chiaramente non possiamo avere lo stesso risultato di una sfogliatrice. Adesso che cosa facciamo? Vedete, se è fredda riesce a toccare la frolla senza che magari ti crea problemi oppure si deformi. Che cosa facciamo adesso? Adesso andiamo a prendere i nostri Forosil, così. Andiamo a stendere i nostri dischetti qui così. Anzi, li mettiamo un po' più larghi perché comunque non abbiamo tantissimi. Li mettiamo qua così. Poi andiamo ad inserire in superficie il nostro Forosil. Io sto usando misure grandi perché queste qui sono della mia pasticceria. Però ci sono anche di misure più piccole, se vuoi Amazon se cerchi li trovi sicuramente. E poi andiamo in cottura a 165 gradi per 15-16 minuti all'incirca. Forno ventilato in modo tale che abbiamo una cottura omogenea, se non hai un forno ventilato non fa niente, anche il forno statico va più che bene. E una volta cotto ci rivediamo qui per vedere il risultato finale. I nostri frollini sono cotti. Voilà, sono bellissimi, sono finissimi, hanno una cottura, cioè sono veramente spettacolari, spettacolari perché sono lisci, uniformi, hanno uno spessore più o meno giusto, è un po' grosso, devo dire la verità, ma non avendo comunque la sfogliatrice che mi aiuta comunque a stendere un po' più fine la pasta, non posso lamentarmi, perché comunque sono veramente molto molto belli. Infatti adesso dobbiamo, intanto spostiamo il nostro Forosil, prendiamo il nostro piatto dove le andiamo a depositare in modo tale da creare pure un effetto carino, e andiamo a prendere il primo dischetto tondo. Ed ecco qua, questo qui è il risultato dei nostri fondi per monoporzioni in questo caso, ma possiamo fare comunque le grandezze
un po' più grandi per le nostre torte. Qual è la particolarità di questo video? È che comunque abbiamo una base liscia, uniforme e comunque lineare, non ha irregolarità e quindi non va a creare un effetto un po' più brutto, no? Diciamo tra virgolette così, se dobbiamo poi utilizzarlo come fondo e come base per un nostro dolce. Quindi una cosa veramente molto importante è che la frolla deve essere liscia, in modo tale che poi il dolce possa appoggiarsi per bene, come se fosse un piattino, ma un piattino commestibile, croccante e buonissimo. Queste qui sono le nostre frolle, le nostre basi di frolle per monoporzioni per quanto riguarda questa grandezza, ma possiamo farle anche grandi come ho detto prima, e che puoi utilizzare e puoi creare per le tue future preparazioni. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un like, iscriviti al canale perché nelle prossime puntate ne vedremo delle belle e se hai de delle domande o dei dubbi in merito a questa tipologia di preparazione, scrivimi giù nei commenti perché io sarò lì pronto a risponderti. Grazie e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!